Salve a tutti cari amici di Teletermini, siamo qui con la vice sindaco, la dottoressa Alicia Fullone. Abbiamo saputo che lei dal 90 al 95 ha frequentato il nostro istituto, il liceo classico Gregorio Zulena. Quindi che esperienza le è rimasta? Ah, ma sicuramente tutte le esperienze che si vivono durante l'adolescenza sono esperienze comunque indimenticabili. Questo vale per la vostra generazione, ma vi assicuro che valeva anche per la mia generazione. Io fra l'altro sono stata rappresentante di questo istituto per 2 anni e rappresentante di classe per altri 2 anni, quindi ho vissuto il momento dell'organizzazione dei cortei, dell'occupazione della scuola, ne abbiamo fatte due, quindi sicuramente esperienze indimenticabili. Quindi immagino le sia rimasto anche un certo affetto, un certo amore per il nostro istituto, per quello che ha rappresentato per lei. Certamente noi abbiamo anche modo di trarre tutti gli aspetti positivi dal nostro istituto. Sicuramente però, soprattutto nell'ultimo periodo, si sono venute a creare delle situazioni, dei problemi strutturali che hanno interessato la nostra scuola, che vorremmo mettere in risalto e vorremmo porre sotto gli occhi e sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale. Ora, siccome lei è anche assessore alla sicurezza, ha 8 deleghe come sappiamo, abbiamo voluto interloquire con lei, parlare con lei per avere finalmente delle risposte. Ora, sicuramente ha saputo di questa situazione, di come sono andate le cose. Vorremmo chiederle. Come l'ha saputo? Cioè, c'è un organo apposito, gli hanno comunicato? Ci dica lei. Allora, immagino che tu ti riferisca al crollo di calcinacci che si è verificato qualche settimana fa, che ha interessato il muro esterno dell'edificio dove si trova la scuola media Tisia di Mera, che è un edificio di proprietà comunale. Calcinacci che sono ricaduti all'interno invece del liceo classico, dove si trova il parcheggio dei motori, se Esattamente. ricordo bene la collocazione. Allora, io sono informata del fatto, in quanto sono anche assessore ai lavori pubblici e quindi mi occupo anche della manutenzione delle nostre scuole comunali. Tu mi hai chiesto come l'ho saputo. Io sono stata immediatamente contattata da uno dei vostri rappresentanti di istituto. Mi dispiace, non ricordo il nome, mi ha contattato Giulio telefonicamente. Calderone o Valerio Cattuccio? Giulio Calderone mi ha contattata telefonicamente, molto allarmato, riferendomi che il muro della Tisia di Mera era crollato all'improvviso. Quindi anch'io mi sono allarmata e mi sono documentata con gli uffici tecnici comunali. Quello che ho saputo, che ho scoperto e che poi è stato oggetto di una relazione scritta, firmata dagli uffici, è questo. Allora, i nostri dipendenti comunali si erano recati quella mattina all'interno della Tisia di Mera per effettuare dei lavori di manutenzione del nostro istituto scolastico. Durante questi lavori di manutenzione, siccome la preside della Tisia di Mera aveva già segnalato la presenza di queste lesioni nel muro perimetrale esterno dell'edificio e temendo che quindi quel pezzo di cornicione potesse cadere all'improvviso, sono stati proprio i dipendenti comunali che in un momento in cui c'era un'assoluta situazione di sicurezza perché non c'erano alunni, studenti, insegnanti nel giardino, nelle parti esterne, hanno provveduto loro stessi con una pertica a fare cadere i calcinacci che purtroppo però sono andati a finire anche all'interno dell'area del liceo classico. La cosa antipatica, grave, se si vuole anche, non siamo qui per dire le cose come stanno, è che i dipendenti comunali non si sono premurati, non hanno ritenuto importante avvisare subito il dirigente scolastico del vostro istituto, cosa sicuramente sbagliata. Infatti per questo motivo sono anche stati ripresi dal loro Esatto, infatti responsabile. scusi se la interrompo, l'allarmismo è derivato dal fatto che noi non abbiamo assolutamente visto questi operai, perché noi Quando è entrando la stata la mattina, ritirazione, esatto, poi. entrando la mattina la situazione era normale, poi uscendo dopo la ricreazione, insomma dopo le prime ore di lezione abbiamo visto questi calcinacci per terra nel nostro istituto e quindi per questo Giustamente motivo il nostro rappresentante di vi siete istituto si allarmati. esattamente. Quindi diciamo che i calcinacci per fortuna non sono caduti da soli, ma ripeto, sono stati rimossi appositamente per evitare che cadessero da soli dagli uffici. Il problema è stato che non sono stati poi tempestivi, non l'hanno comunicato al dirigente, non sono stati tempestivi per rimuoverli perché lo abbiamo fatto la mattina successiva, appunto entro le 24 ore.
Io questa spiegazione l'ho data al rappresentante d'istituto subito, lo stesso pomeriggio, però magari non l'ha ritenuta una spiegazione sufficiente per placare un po' gli animi, tanto che so che poi avete deciso lo stesso di organizzare un corteo il venerdì successivo per denunciare un po' comunque la situazione generale della manutenzione delle scuole. Diciamo che questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però... Immagino che voi parlavate in generale della situazione di tutte le scuole di Termini. Sì, esatto. Noi ci siamo recati al comune perché appunto sappiamo che la Tisia è di competenza comunale. Sì. In ogni caso, quello che comunque di cui ci siamo lamentati è il fatto che questi operai, che effettivamente non hanno avvisato la nostra dirigente, che hanno avuto quella che, insomma, secondo il malcontento che si è generato e secondo l'opinione pubblica di noi studenti del liceo, ci sono state appunto queste gravi mancanze. Quindi questa incompetenza del personale, insomma, che è stato atto a risolvere questo problema, ci ha un po' scossi, perché sì, era... personale qualificato, oppure erano dei dipendenti, insomma, non specializzati, come spesso sappiamo che... Si trattava degli operai dipendenti del comune che sono addetti al servizio manutenzione delle scuole, un servizio che negli ultimi anni risente fortemente della gravissima situazione economica del nostro ente. Per cui, mentre magari in passato il servizio di manutenzione delle scuole poteva essere affidato a ditte esterne facendo delle gare pubbliche, ora invece non abbiamo più avuto la possibilità economica di affidare questi lavori. Per cui i piccoli lavori di manutenzione che si riescono a fare sono gestiti direttamente dall'ufficio comunale con i suoi operai, con le esigue risorse anche per quanto riguarda l'acquisto dei materiali. E vorrei specificare che questa grave situazione economica dell'ente ovviamente è frutto di anni e anni chiamiamola cattiva amministrazione precedente, di difficoltà incontrate comunque dalle amministrazioni precedenti. Quando questa nuova amministrazione si è insediata circa 8 mesi fa, l'ultimo bilancio comunale approvato era il preventivo 2015 e noi ci siamo insediati a luglio 2017. La mancata approvazione dei bilanci ha impedito i trasferimenti ordinari dalla Regione e dallo Stato verso le casse del Comune. Noi abbiamo trovato le casse comunali a 0 euro, cioè proprio il commissario, che è l'amministratore che ci ha preceduto, il commissario straordinario che ha retto questo comune per circa un anno, ci ha consegnato una cassa comunale con un valore economico pari a 0. Quindi, oltre ad avere dei problemi di bilancio, perché adesso noi siamo riusciti ad approvare anche il preventivo 2016 come bilancio in questi pochi mesi, ma abbiamo anche dei problemi invece di liquidità, di cassa. In tutto questo non vorrei annoiarvi, ma è bene saperle queste cose. Siamo in un cosiddetto regime provvisorio di spesa, per il quale la legge ci impone di pagare solo spese obbligatorie ritenute indispensabili per il funzionamento dell'ente, ma non possiamo invece prevedere spese diverse che potrebbero magari servire per la manutenzione del verde nella città, per la manutenzione degli impianti sportivi, per creare nuovi luoghi di aggregazione per i giovani, cioè tutti quei progetti che ognuno di noi ha nel proprio cuore e che vorrebbe realizzare per la città. Ma in realtà il comune non ha in questo momento la possibilità economica e finanziaria di farlo. Non dubitiamo della veridicità delle sue parole, anzi ha fatto benissimo a denunciare tutti questi dati, insomma è bene che si sappiano, sì, queste cose, assolutamente siamo tutti a conoscenza. È bene che si conosca la reale situazione dell'ente. Ciò non vuol dire che ci siamo fermati in questo mese. Per esempio, per quanto riguarda le scuole, visto che è questo l'argomento che vi interessa, il comune ha 9 scuole fra elementari e medie. Per tutte e 9 le scuole abbiamo da poco presentato dei progetti chiedendo un finanziamento a valere sul programma operativo nazionale per le scuole per effettuare le indagini sismiche, perché nelle 9 scuole di Termini Imerese non sono mai state effettuate indagini sismiche, il che, vi rendete conto, è una cosa molto, molto grave. Soprattutto appunto con la situazione che abbiamo anche noi con questo muro di confine. Ora, quello che volevo dirle,
Era che a prescindere appunto da tutti questi fatti di cui siamo tutti a conoscenza, di cui tutta la città è a conoscenza, del fatto che ci sia poca liquidità, che ci siano tanti problemi, assolutamente. Però quello che vorremmo mettere in primo piano è che effettivamente la cosa da fare forse appare abbastanza semplice, cioè quello che si sarebbe dovuto fare, semplicemente dare una preparazione a questi operai, nel senso dire arrivate a scuola, parlate con il dirigente Su di questo sono entrambe le perfettamente scuole, d'accordo. quindi a prescindere dalla questione dei soldi, dalla liquidità, pare chiaro che insomma il problema sia stato un problema banale alla fine. Sì, nel senso che si è creato un allarmismo mentre tutto questo si poteva Sì, che evitare. nel senso l'allarmismo, il motivo c'era, non c'è dubbio. Secondo me, perché appunto bastava dire agli operai, guardate, arrivate a scuola, avvisate i dirigenti di entrambi gli istituti e poi cominciate a lavorare. Quindi questa è stata una mancanza Dirigente alla di... Tisenimera era assolutamente Sì, informata dei lavori che assolutamente. si Infatti stavano facendo nella è parte normale. ricadente sulla Sì, io ho Tisenimera. detto infatti entrambi gli istituti. Sì, esatto. Quindi quello che si doveva fare era semplice, sembra una mancanza non proprio... Nemmeno tanto poco grave da parte dell'amministrazione, del comune, perché comunque l'allarmismo, cioè noi studenti non siamo quelli che vogliono perdere un giorno di scuola, quelli che vogliono fare il corteo semplicemente per fare vedere quanto siamo ribelli. Noi, la nostra, noi facciamo una cosa e c'è un motivo. Quindi l'allarmismo era del tutto fondato, era del tutto, Ripeto, c'era un io ho motivo. fatto tanti cortei proprio come studentessa di questa scuola e non ho mai pensato che i cortei si fanno solo per perdere un giorno di scuola. Poi, certo, fra 300 manifestanti ce ne saranno 30 che non avevano voglia di andare a scuola, facciamo così le percentuali. Ma so io per prima che comunque quando si mobilitano gli studenti lo si fa sempre con buoni propositi e per buoni motivi. Mai messo in dubbio questo. È appunto per questo motivo il corteo che, per quanto appunto dice lei, in realtà le cose sono andate in maniera diversa, Io sono è parte. riuscito, assolutamente, è riuscito a smuovere qualcosa all'interno dell'amministrazione, perché di fatto seppur i calcinacci che erano a rischio di caduta siano stati fatti cadere dagli operai di cui parlavamo prima, il rischio c'è ancora, perché comunque l'inverno non è ancora finito, ci sono piogge, può succedere di tutto. Quindi in quanto tempo avremo la possibilità di vedere dei cambiamenti, una risoluzione definitiva al problema? Ripeto, la manutenzione degli edifici scolastici in questo momento non può essere affidata a ditte esterne specializzate. Viene svolta con grande, nonostante l'episodio che abbiamo raccontato, devo riconoscere che gli uffici svolgono la manutenzione con grande impegno e sacrificio, considerate le ristrette risorse economiche che abbiamo a disposizione. Nel caso specifico riguardo questo muro esterno e la tisia di Mera, io ho personalmente contattato alcune imprese edili termitane, pregandole a titolo assolutamente gratuito di collaborare con l'ufficio tecnico comunale, quindi con gli impiegati comunali e con gli operai comunali, perché per esempio per effettuare questa riparazione serve una piattaforma di lavoro elevabile, quindi un cestello per lavorare in altezza, di cui il comune non dispone, che andrebbe noleggiata, il noleggio ha un costo, dovrebbe essere fatto la gara, l'affidamento e quant'altro. Quindi, come amministratori, come spesso ci è capitato di fare in questi 8 mesi, stiamo cercando invece, con la collaborazione dei privati, che devo dire si mostrano sempre molto generosi nei confronti della città, almeno in questi ultimi 8 mesi ci hanno aiutato tantissimo, sto cercando con la collaborazione dei privati di risolvere il problema. Cosa che non potrei fare se utilizzassi solo il bilancio comunale, i fondi comunali, perché in questo momento la situazione del comune è veramente grave, più di quanto forse riusciamo a Certo, far lo capiamo. Comunque, capire alla in qualche gente. modo la cosa si sta La muovendo. cosa bella di questi mesi è che veramente tantissime imprese, tantissime associazioni, anche semplici cittadini si sono messi a disposizione dell'amministrazione e quindi si sono messi a disposizione della città e dei cittadini per dare ognuno il proprio contributo. Per esempio, non so se avete saputo che c'è una ditta di Termini che ha donato 144 lampade per la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica. Non so dove abitate, ma sicuramente qualcuno di voi abita in quartieri che sono rimasti al buio nelle ultime settimane, perché purtroppo quasi tutta la città è rimasta al buio perché abbiamo un impianto di illuminazione vecchio di 30 anni, gravemente ammalorato, e c'è stata proprio questa ditta di Termini
Termini che ha donato 144 lampadine. Sembra una cosa assurda che un'amministrazione comunale debba chiedere a una ditta privata di donare. Ma infatti è sicuramente assurdo, ma come dice lei, abbiamo almeno possiamo contare sulla bontà dei nostri concittadini, come è successo anche per il carnevale, per soprattutto quello dell'anno scorso e per tutto il resto. Ora, tornando sempre al nostro discorso, va bene che le cose si stanno muovendo, voi state facendo il possibile, lei si è impegnata in prima persona, però nel frattempo noi vorremmo che almeno le cose, la situazione sia messa in sicurezza, che sì, sono venuti gli operai a mettere la rete arancione, solamente che se è sotto gli occhi di tutti che questa rete è in questo momento, in questo preciso momento è a terra, è stata abbattuta con un colpo di vento, quindi anche lì i lavori, anche abbastanza semplici. Bastava avvertire gli uffici comunali che sarebbero venuti subito a ripristinarla, ora me ne occuperò io. Sicuramente. È un invito che rivolgo in generale a tutti voi, quando vedete in città qualcosa di rotto, di guasto, addirittura di vandalizzato, segnalatelo. Purtroppo in questi mesi io ho visto la cattiva abitudine di segnalare tutto con i post su Facebook. Ora Facebook è un eccellente mezzo di comunicazione che però non può sostituire quelli che sono i canali ordinari, perché ci sono degli uffici comunali a cui noi tutti cittadini ci dobbiamo rivolgere proprio per segnalare guasti, situazioni di mancata sicurezza e di pericolo, in modo che gli uffici possano intervenire. Ora questo lo segnalerò io. Grazie alla tua segnalazione. Noi la ringraziamo. E spero che sia solo questione di pochi giorni, sarà fatto l'intervento definitivo di cui ti parlavo con queste ditte private che collaboreranno. Ma speriamo che la cosa si risolva nel minor tempo possibile. Il problema è che siccome questo che era stato fatto della rete era già un intervento preventivo di messa in sicurezza. Cioè, un intervento dovuto, quindi com'è che dopo 4 giorni, cioè in ogni caso la stessa cosa è successa per esempio in via Circonvallazione Castello, dove c'è quella traversa che sta per crollare, come è successo alla villa. Ora hanno chiuso la strada con le stesse reti arancioni, con gli stessi paletti. Ora quello che non ci spieghiamo, che penso che se la sia posta buona parte della cittadinanza questa domanda, com'è che questi paletti, com'è che questa rete ogni 3 giorni sono a terra? Cioè, una città ventosa, te lo sei... No, assolutamente. Noi abbiamo un servizio di segnaletica che ha il compito e il dovere ovviamente di ripristinare la segnaletica di pericolo e di sicurezza qualora il vento, gli agenti atmosferici o i vandali la buttino a terra. Quindi anche lì basta segnalare che la rete è caduta per averla ripristinata. Questo riusciamo a farlo, sì, anche senza... assolutamente. Fondi. Però se le cose forse... io naturalmente... Comunque su 10 Circonvallazione Castello diciamo che il problema è un po' più grave rispetto a... No, assolutamente. È molto grave, però si parla sempre di messa in sicurezza, che è una cosa basilare. Abbiamo, cioè, se le cose forse se mi posso permettere, se le cose fossero fatte per una volta bene, forse non durerebbero 3 giorni e subito bisogna mandare, anche perché anche per proprio un risparmio anche economico, perché naturalmente cambiare 40 paletti è diverso da metterne 6 bene, perché dico ci sono stati, hanno cambiato paletti 3 volte, io me ne sono accorto, hanno messo prima quelli in plastica, poi hanno messo quelli di legno, ora finalmente quelli in metallo. Ora perché non mettere direttamente quelli di metallo? Il problema secondo me sta un po' nella competenza del personale. Cioè era una cosa abbastanza semplice a cui... Quello che può sembrare semplice dall'esterno, magari in un determinato momento non avevano a disposizione i paletti e poi hanno provveduto ad acquistarli. Voglio dire, anche qui non dobbiamo pensare che i lavoratori del comune abbiano questo atteggiamento per cui fanno il lavoro sempre e comunque male. Anche loro incontrano, ripeto, delle difficoltà, certo, perché i paletti di ferro vanno acquistati o comunque si devono avere in dotazione. L'importante però è avere inibito il traffico veicolare in quel tratto di via Circonvallazione Castello che tu hai ricordato, che appunto è stato oggetto di un cedimento. E colgo l'occasione, se mi consenti, per dire a tutti che il comune, che assolutamente non ha con le proprie forze la dotazione economica finanziaria che serve per fare quel lavoro, è però riuscito ad ottenere da parte del Genio Civile di Palermo un finanziamento per i lavori di messa in sicurezza, per l'eliminazione del
pericolo che oggi sussiste per la pubblica e la privata incolumità, in quanto sono stati classificati come lavori di somma urgenza, il che vuol dire che in tempi relativamente brevi sarà proprio il Genio Civile di Palermo a affidare la gara alla ditta che dovrà fare il lavoro di messa in sicurezza per un importo di circa 250.000 euro, che appunto il Comune non avrebbe mai avuto, non avrebbe mai trovato nelle sue casse. Siamo riusciti a ottenere questo finanziamento regionale che rimetterà in sicurezza via Circonvallazione Castello, che quindi potrà essere riaperta, perché ci rendiamo conto che la chiusura al traffico sta provocando disagi per la cittadinanza. In alcune ore della giornata il traffico si congestiona, anche per i residenti della zona crea disagi e problemi, e infatti siamo subito intervenuti e abbiamo ottenuto questo grande risultato, e aspettiamo quindi che il Genio Civile effettui i lavori. A proposito di finanziamenti, poi abbiamo saputo che la scuola media Paolo Balsamo di Termini Bassa ha ricevuto anche un finanziamento, credo europeo, di quasi 1 milione di euro. È un finanziamento che era stato richiesto nel 2013, quindi dalla precedente amministrazione, presentando un progetto redatto dai nostri uffici comunali, e adesso il nuovo governo ha pubblicato appunto il decreto di finanziamento, e poi aspettiamo le tempistiche perché questo finanziamento venga effettivamente stanziato, e quindi poi verrà approvato il progetto esecutivo, verrà fatta la gara di affidamento alla ditta, la ditta dovrà eseguire i lavori, insomma passerà ancora un po' di tempo, speriamo il meno possibile. Perfetto, è sempre purtroppo una questione di problemi di tempo, c'è molto da aspettare, e questo naturalmente non dipende da voi. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci? Cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per quanto riguarda la nostra scuola? Quanto tempo ci vorrà? Per quanto riguarda la scuola Tisia di Mera, mi sono impegnata personalmente con questo escamotage di rivolgerci a ditte private per effettuare lavori in questi giorni. Quindi non sa esattamente la tempistica. Questione di giorni. Perfetto. È stata gentilissima, grazie per averci ascoltato e per essere stata qui con noi. Grazie. Allora, in virtù del discorso che ha fatto insomma il mio compagno, delle domande che ha risposto, io vorrei avere delle citazioni su ciò che ha detto appunto. Non sono infatti delle domande vere e proprie. Allora, la prima domanda era: quali uffici comunali avevano avuto un'intercessione per aver agito in questo modo riguardo l'istituto di Tisia di Mera? L'ufficio che si occupa della manutenzione degli edifici scolastici, che fa parte del terzo settore, settore lavori pubblici del Comune di Termini. E l'autorizzazione è stata data da chi? Ovviamente dal dirigente, dal funzionario responsabile del servizio, che ogni giorno dice agli operai quali sono le attività da svolgere. Perfetto. Sono dipendenti. Adesso un altro punto, lei ha parlato di spese obbligatorie che il comune deve ovviare appunto per poter gestire magari la manutenzione o comunque i costi per far funzionare la città. Sì, io ho detto che in questo momento il comune si trova in un regime cosiddetto in un regime provvisorio, per il quale la legge autorizza a spendere soldi solamente per garantire la copertura delle cosiddette spese obbligatorie, che sono quelle per il funzionamento dell'ente, cioè pagamento di stipendi per gli impiegati comunali e pagamento delle utenze. Inoltre, i dirigenti o il sindaco possono autorizzare a effettuare altre spese solo se si tratta di interventi che se non fossero fatti arrecherebbero un danno all'amministrazione. Quindi, dimostrando che non affrontare quella spesa potrebbe arrecare un danno grave all'amministrazione, si può disporre. Noi siamo in questo regime provvisorio. Utenze penso che lei intenda anche magari... Luce per il funzionamento dell'ente locale, quindi la luce e i servizi. Perciò penso anche la raccolta differenziata. Noi riusciamo a, nonostante tutto, riusciamo a garantire la raccolta dei rifiuti. Come sapete, purtroppo le amministrazioni precedenti, nonostante alcuni tentativi, non sono riuscite a introdurre nella nostra città una vera e propria raccolta differenziata. In questo momento noi differenziamo a Termini circa il 6% dei rifiuti, quando invece i comuni italiani hanno l'obbligo di differenziare con la raccolta differenziata il 60% dei rifiuti. Quindi siamo ben lontani dall'obiettivo che dobbiamo porci da adesso come comune. Vi annuncio in anteprima che è stata fatta una gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, si è conclusa, c'è stata una ditta alla quale abbiamo assegnato il servizio. Dal 1 maggio a Termini si effettuerà la raccolta differenziata in tutta la città. Sappiamo che lei si è ritrovata da un giorno all'altro a diventare
vice sindaco e si è dovuta misurare con una realtà che comunque prima non conosceva e si è dovuta misurare anche con quelle che sono le ripercussioni di tutto ciò che è stato fatto precedentemente al suo operato e a quello del sindaco. Quindi molto spesso la gente se la prende con lei per cose che hanno fatto persone prima di lei, quindi molto spesso lei si sente un po' addosso la responsabilità, una responsabilità che non le appartiene fondamentalmente. Vorrei un po' che parlasse anche di questo, perché tutti vedono i problemi di termine e dicono ah, il sindaco, il vice sindaco, l'amministrazione, ma fondamentalmente ma queste persone non sono superman, non possono arrivare da un giorno all'altro a risolvere tutti i problemi di una città, non possiamo scagliarci subito di voi. Quindi volevo sapere un po' il suo punto di vista. Io ti ringrazio per la domanda che è bellissima. Allora, innanzitutto io partirei dal motivo per il quale mi sono candidata. Vi ripeto, io sono la mia prima esperienza amministrativa, è la prima volta che mi candidavo, ho un lavoro che mi piace, ho la fortuna di avere un lavoro, sono impiegata in un'azienda per 11 anni, da 11 anni, ho tre bambini, perché sono mamma di tre bambini, quindi ho tre bambini a cui badare, quindi diciamo che tempo libero non è che ne ho più di tanto, però proprio perché io e mio marito abbiamo deciso di fare crescere i nostri figli a Termini Imerese, allora lì ho cominciato a pensare che forse era mio dovere, mio compito anche impegnarmi, dedicare il mio tempo, le mie competenze, la mia buona volontà soprattutto alla città per fare qualcosa di buono per la città dove cresceranno i miei figli e dove crescerete tutti voi. Questa è la motivazione per la quale mi sono candidata. Poi siamo stati eletti. Ora, noi sapevamo che la situazione di Termini era grave durante la campagna elettorale e sono sicura che nessuno dei cinque candidati a sindaco aveva la bacchetta magica, quindi nessuno dei cinque poi una volta eletto avrebbe risolto tutti i problemi nel giro di 100 giorni con la bacchetta magica. In effetti forse poi entrando dentro i meccanismi, studiando meglio le carte, conoscendo dall'interno la reale situazione del comune, forse avevamo sottovalutato le problematiche, quindi sapevamo che erano gravi ma non così gravi. Però devo dire che tutti, il sindaco in primis, ma tutti gli altri assessori, gli amministratori, non ci siamo scoraggiati, ancora oggi non siamo scoraggiati. E comunque dice un principio che si chiama di continuità amministrativa, per la quale è vero che fino a 7 mesi fa c'era un commissario straordinario, prima ancora c'era un altro sindaco, un'altra amministrazione, è vero quello che dici tu, che quindi ci sono delle scelte fatte negli anni passati che hanno delle ricadute nel presente, però vige un principio di continuità amministrativa, per cui l'amministrazione comunale, anche se cambiano gli amministratori, è sempre quella di Termini Imerese, è sempre unica, e quindi noi che siamo amministratori oggi siamo chiamati ad affrontare i problemi che oggi ha la città, anche se sono frutto di scelta del passato, siamo chiamati noi adesso ad affrontarli, quindi non possiamo, come dire, dare la colpa agli altri per non affrontare problemi, sarebbe troppo semplice, non funziona così. Dobbiamo affrontarli, lo stiamo facendo soprattutto con coscienza, quindi io credo che la cosa importante è che ogni sera quando torno a casa dalla mia famiglia so di avere fatto un lavoro in maniera onesta, pensando al bene della città, al bene degli altri, non agli interessi personali di certo, perché come dire stavo più tranquilla prima rispetto ad ora. E poi stiamo cercando di lavorare anche con competenza, perché per esempio io ho una delega che è quella dei finanziamenti e fondi europei, no? Io sto cercando di creare le basi per fare in modo che il nostro comune, la nostra città possa partecipare a bandi e avvisi a valere su fondi e finanziamenti europei per ottenere quei finanziamenti che possono, con i quali possiamo realizzare dei progetti per la città, progetti di ampio respiro che con le sole forze comunali non ce la faremo mai. Sono progetti che si realizzeranno, se va bene, fra 3, 4, 5 anni, cioè probabilmente non ci sarò più io a fare l'assessore del vice sindaco a Termini, probabilmente non sarò io ad inaugurare quell'opera che si è realizzata grazie al finanziamento che l'assessore Fulmone 3 o 4 anni prima mi ha chiesto, però non importa. Sarò già contenta se avrò donato alla città con il mio lavoro, sono riuscita a portare alla città un'opera importante, magari una nuova infrastruttura sportiva per i ragazzi. Quindi di
dico, in forza del principio della continuità amministrativa non possiamo dare la colpa a quelli del passato e dobbiamo lavorare per il futuro, indipendentemente dal fatto che io sono assessore per i prossimi 1, 2, 3, 4 anni o anche meno. L'importante è che quello che faccio ogni giorno lo faccio bene, in maniera onesta e pensando al bene di tutti. Grazie. Intanto, da ciò che ha visto fino ad ora, cosa migliorerebbe nel sistema burocratico? tante cose. Allora, devo dire molto onestamente che il 99,9% dei problemi che abbiamo è di natura economica e finanziaria. Perché se no, io ogni giorno mi chiedo, ma come sarebbe stato diventare vice sindaco di una città che aveva i bilanci approvati, le casse piene? Sarebbe stato bellissimo. Tu un giorno decidevi di mettere le panchine nuove al Belvedere, il giorno dopo decidevi di ristrutturare il palazzetto dello sport per renderlo finalmente a norme, accessibile, poi organizzavi un progetto con la scuola, ristrutturavi, sarebbe stato bellissimo. Quindi onestamente il 99,9% dei progetti è di natura economica e finanziaria, è quello che io cambierei subito, quindi per rispondere alla tua domanda precisa e puntuale, è il settore economico finanziario di questo comune, quello lo riformerei proprio in toto. Poi l'ultima domanda, con queste ultime elezioni sono state elette le nostre concittadine al Senato, quanto può essere importante per la nostra città appunto avere questa rappresentanza in Parlamento? Sì, con le ultime elezioni abbiamo veramente avuto il piacere di avere la senatrice Russo e la senatrice Campagna che sono state elette, alle quali ho fatto le mie congratulazioni, ho fatto i miei complimenti per il risultato ottenuto. Allora, io penso che se già è difficile fare l'amministratore locale, no? Immaginiamo quanto possa essere difficile fare il deputato o il senatore. Quindi sicuramente i nuovi eletti si dovranno commisurare con problemi enormi che riguardano l'intera nazione. Però io penso che loro, come anche gli altri eletti del nostro collegio, non dovranno distogliere lo sguardo da quelle che sono le problematiche del territorio a cui appartengono. Io credo che pur occupandosi dei problemi nazionali, anche per una ragione, voglio dire, affettiva, loro avranno sempre uno sguardo attento nei confronti del nostro territorio. Quantomeno me lo auguro, perché comunque avere un ponte di collegamento per noi amministratori locali con la Camera, il Senato, con il Governo nazionale, sicuramente ci può agevolare e facilitare sempre nel raggiungere quelli che sono gli scopi di interesse generale che riguardano la nostra città. Quindi io spero veramente che la senatrice Campagna, la senatrice Russo, ma sono sicura che lo faranno, collaboreranno con l'amministrazione locale in questa direzione. Grazie. Sandra, adesso per concludere vorrei fare una domanda. Secondo lei qual è il ruolo della donna nel mondo della politica, in un mondo in cui comunque è più presente l'uomo? Ok, secondo me, allora io dico sempre che non sono mai stata una femminista, ma forse femminismo è un termine che voi avete studiato sui libri di scuola, un termine che ci riporta al passato, in quest'epoca parlare di femminismo non ha più senso. Anzi, devo dire che io mi sento molto femminuccia, nel senso che penso che in tutta la mia vita in generale ho sempre avuto bisogno di confrontarmi con un uomo per sentirmi veramente donna, no? Perché alla fine, come si dice, siamo la metà dello stesso cielo, e ci compensiamo a vicenda. Allora io credo che l'impegno di una donna nella vita sociale e politica non sia determinato dalle quote rosa, cioè non devono essere le leggi a dire quante donne devono essere candidate per poter ammettere una lista, no? Io credo che ognuno di noi, ognuno di voi abbia qualcosa da dire. C'è chi lo dice in famiglia, c'è chi lo dice nel suo gruppo di amici, c'è chi invece alza un po' più la voce e si mette a fare politica perché lo vuole raccontare a tutti. Forse le donne, mi consento di dire, hanno una marcia in più, no? Noi siamo multitasking, nel senso che se io riesco a gestire un marito, 3 figli, a fare pure l'amministratore comunale, a trovare il tempo di venire qua con voi per fare questa intervista,
sono un po' multitasking, ma non vuol dire che non ci siano uomini altrettanto bravi e brillanti. È che noi abbiamo una cosa che ci portiamo dentro, che è questa maternità, questo senso della maternità, questo amore che abbiamo per gli altri esseri, perché alla fine quello che ci distingue dagli uomini è solo questo, cioè che noi portiamo una vita in grembo, la portiamo alla luce, e questo è l'unica cosa che ci distingue dagli uomini. Quindi facciamo le cose con molto amore, con molto senso materno. Però ci sono anche uomini fantastici, quindi in politica basta che ci sia chi ha voglia di lavorare, uomo o donna che sia, o per lo stesso. Grazie. Grazie.